Vi raccontiamo adesso la finale. Meno 74 kg, kick light, la categoria junior maschile, dove in campo Antonio Dell'Olio che affronta il temibile rumeno Valentin Georgian Boboc. Dunque Dell'Olio contro Boboc. Al mio fianco Francesco Vaccaro, benvenuto, ben ritrovato. Grazie Piero, buongiorno a tutti. Andiamo allora a seguire il nostro Antonio Dell'Olio. Italia fino a questo momento, Francesco, si è comportata alla grandissima. Sì, stiamo andando veramente bene, stiamo crescendo. Nelle discipline da tatami ci siamo sempre stati, questo bisogna dirlo, e continuiamo ad esserci, quindi vuol dire che mantenere il livello alto è veramente difficile, vuol dire che stiamo lavorando veramente bene. Match che inizia in questo momento sul tatami 1 italiano. Antonio Dell'Olio subito tira forte, l'italiano tira forte. Antonio, c'è un grande pubblico italiano sugli spalti pronto a sostenere l'Italia della kickboxing. Sì, il match diciamo che sta prendendo una piega ben definita. C'è l'italiano che cerca di passare all'attacco, prende l'iniziativa, e il rumeno che cerca di arginare. Da 2-0 a 2-1 ha sovvertito il risultato in questo momento il rumeno. Sì, vuol dire che due arbitri in questo momento stanno dando di un punto la vittoria al rumeno e un arbitro dà di un punto la vittoria al nostro italiano. Vedremo, l'italiano purtroppo ha già preso il secondo richiamo, deve essere bravo di testa a gestire questo match. Sì, perché col secondo richiamo levano un punto. Attenzione, subito in salita il match per Antonio Dell'Olio. Ancora Antonio Dell'Olio. In panchina i suoi coach Campiglia e Portaro. Attenzione, Antonio che schiva il colpo di Boboc. Ancora italiano Antonio Dell'Olio che incassa. Quanto è bravo il rumeno. Il rumeno è molto bravo, è molto deciso e soprattutto è preciso, non spreca colpi. Qui va a segno Antonio con questo sinistro velenoso. Sì, dovrebbe lavorare un po' più di box in linea, cioè di usare pugni un pochettino più diretti e poi chiudere con lo kick, però diciamo che per ora sta prediligendo la fase dell'attacco con la chiusura del calcio. Attenzione, un bellissimo match con il nostro Antonio Dell'Olio protagonista sicuramente. Il nostro Antonio Dell'Olio che sta comunque mantenendo alto l'orgoglio italiano della kick light in questo momento verso la corsa all'oro mondiale. 2-1 sempre il punteggio. Sì, siamo sempre nel match. Sicuramente ad Antonio non gli manca la grinta. Ora sono curioso di vedere quale sarà la strategia, di sentire quale sarà la strategia all'angolo per la seconda ripresa. Sono tre round, lo ricordiamo. Le indicazioni di coach Campiglia che sta dicendo ad Antonio come deve combattere, qual è la strategia naturalmente da seguire. E ora c'è l'intervento medico per soccorrere Boboc, il rumeno. È stato un colpo basso, accidentale. Adesso il rumeno ha 2 minuti per l'intervento medico, entro i quali poi dovranno decidere se continuare o andare alla lettura dei cartellini. Una grande prestazione fino a questo momento, ma anche la kick light sta facendo veramente benissimo a questo mondiale. Sì, la kick light vanta un grande movimento in Italia,
diciamo che era nata come propedeutica alle discipline da ring. In realtà ora ha proprio creato uno stile di combattimento completamente suo, e ci sono tanti atleti specialisti di kick light in Italia che hanno un altissimo livello. Finisce il primo round, la prima ripresa, con Antonio, che a noi è piaciuto. Antonio sicuramente per la grinta ci è piaciuto. Adesso all'angolo dovranno sicuramente aggiustare qualcosina, perché siamo comunque nel match, con due punti riusciamo a ribaltare la situazione. Vedremo intanto quello che sarà l'esito, il verdetto del ring, anzi del tatami più precisamente in questo momento, perché dovete sapere che qui attorno a noi ci sono ring e tatami, e quindi è una grande festa della kickboxing, per cui anche noi virtualmente siamo con i ragazzi sul ring e sui tatami. Sì, assolutamente. È molto più facile combattere che stare fuori. Sembra, non voglio sminuire niente, ma a livello di sensazioni ed emozioni un coach prova questo. Seconda ripresa, che è iniziata da pochi secondi. Bobic. Sicuramente l'indicazione dell'angolo è stata quella di fare un combattimento di attesa e giocare più sulla rimessa, sullo kick, per andare proprio sul punto netto. Ancora bravissimo Antonio Dell'Olio, che entra con questo calcio diretto. Il tifo sugli spalti. Stanno levando un altro muro. Probabilmente toglieranno un altro punto ad Antonio, vediamo. No. Tanto warning. Dunque, attenzione, perché gli arbitri sono molto severi a questo mondiale. Sì, perché la kick light appunto non prevede la profondità del colpo, prevede il contatto controllato, la tecnica appunto, la tecnica si deve fermare esclusivamente sul bersaglio e non sorpassarlo, quindi senza esprimere potenza d'impatto. Ecco, infatti arriva purtroppo per noi il terzo richiamo, e quindi il punto levano ancora un altro punto purtroppo. E lo danno all'avversario ovviamente. Si sente anche Italia sugli spalti del Palazzo dello Sport di Jesolo. Picchia duro Bobic. E adesso è una guerra psicologica, perché con un altro richiamo Antonio incomberebbe squalifica. Il rumeno sta incalzando, quindi deve essere molto bravo e molto lucido a non lasciarsi andare. Vediamo quale sarà la strategia di Antonio Dell'Olio. E dunque Bobic in questo momento, vedete come aggredisce Antonio non è efficace nei colpi che assesta. Il rumeno è sicuramente in una situazione di vantaggio, si può anche permettere la malizia di poter tirare un pochettino più forte e provocare Antonio, che in caso di reazione e di ulteriore richiamo verrebbe squalificato, quando il rumeno ancora non è stato mai ammonito. Vediamo 35 secondi al termine di questa seconda ripresa, con il rumeno che ha questo vantaggio consistente, ma Antonio Dell'Olio comunque sta conducendo un ritmo di gara eccellente. Sì, Antonio è sempre sul match, è ancora dentro, non si vuole arrendere, vedremo, si merita sicuramente il terzo round. Rumeno più smaliziato. Il rumeno conosce molto meglio il mestiere, si capisce da queste fasi del match. Vedi come esce anche dal contatto fisico, e trova sempre con il pugilato il colpo migliore. Tocca e poi cambia sempre l'asse di combattimento in suo favore, non resta lì a scambiare, è molto molto bravo. Finisce la seconda ripresa. Continuiamo a seguire. Continuiamo a seguire questo match, terza ripresa. Vediamo Antonio Dell'Olio se riuscirà a sovvertire un risultato che in questo momento lo vede sotto 3-0.
Sì, il vantaggio accumulato è, lo svantaggio accumulato è importante. Ora dalle prime fasi si può capire che all'angolo hanno chiesto ad Antonio di spostarsi in laterale e rimettere sullo kick sull'attacco del rumeno. Vedremo il rumeno che intanto viene richiamato, vedi? È stato richiamato, gli è stato levato un punto e adesso praticamente siamo dentro il match completamente. 2-1 dunque, un punto per Antonio Dell'Olio, 2 per invece il rumeno Boboc, ed è bravissimo. Bravissimo Antonio Dell'Olio, che adesso si è caricato, va all'attacco Antonio, forza Antonio, 2-1, vantaggio per l'Italia, strepitoso Antonio, strepitoso, ora il rumeno con questa giocata fantastica si riporta in vantaggio, 2-1, che finale! Piero, siamo punto a punto, quell'ammonimento ha rimesso tutto in gioco e se la strategia d'Antonio degli spostamenti laterali e chiusura di low kick funziona, secondo me possiamo anche fare il colpaccio, vedremo. E allora seguiamo Antonio, siamo sulla 3-0, il rumeno ha accelerato, ha riportato il margine di vantaggio, ancora Antonio, strepitoso Antonio, di piede, di calcio, di pugno, di pugilato, di tutto quello che può avere Antonio. Un grande Antonio Dell'Olio, sta infiammando il palazzo dello sport di Jesolo. Gli arbitri si mettono in consulta. Non so cosa ha visto il centrale, però si stanno consultando, se arriva un altro richiamo è il quarto e c'è la squalifica. E sarebbe veramente un peccato perché in questi 59 secondi sarebbe stato bello vedere Antonio che cercava di recuperare e il rumeno che cercava di mantenere il vantaggio. Comunque l'arbitro decide che si può continuare, il centrale hanno deciso che si può continuare e adesso godiamoci il finale. Godiamoci il finale, ancora Antonio Dell'Olio. Contro il rumeno, guarda come attacca Antonio, ancora l'Italia contro la Romania, una finale bellissima, ancora strepitoso Antonio Dell'Olio, manda al tappeto l'avversario, 2-1 per l'Italia, 2-1 per Antonio Dell'Olio, 40 secondi di sofferenza in un match pazzesco, 2-1 adesso per il rumeno che si riporta in vantaggio, ancora Antonio, forza Antonio! C'è una sfida tutta da vivere, c'è l'arbitro che si mette pure di mezzo. Ancora Antonio prova la spazzata, non riesce. Il colpo da 90. E allora Antonio, ultimi secondi, 20 secondi al termine. Ancora Antonio che trova questa giocata bellissima. Ancora il vantaggio di Antonio. Vantaggio di Antonio Dell'Olio, 14 secondi al termine. 2-1 Italia, 2-1 Italia. 2-1 Italia. 2-1 Italia, attenzione, tutto può succedere ancora, 14 secondi. Siamo un punto, può spostare tutto, un punto può cambiare tutto, può ribaltare il risultato. Vedremo, ancora l'arbitro, il centrale interrompe ancora una volta il mezzo cercando di capire che succede. Probabilmente il rumeno ha preso un altro colpo al basso e c'ha sempre quel minuto e mezzo di intervento medico, vedremo. Qui siamo nel kick light, ultimi 10 secondi, amici sportivi, ancora Antonio che gestisce il risultato, 2 secondi al termine, amici. Vediamo, l'arbitro si è un pochettino incattivito con Antonio, il centrale, Siamo in vantaggio, mancano 2 secondi, Antonio gira, non cercare lo scontro, vai via. Campioni del mondo con Antonio Dell'Olio, campioni del mondo, strepitoso Antonio Dell'Olio, campione del mondo, ha mandato a terra l'avversario, grandioso Antonio Dell'Olio, campione del mondo, Antonio Dell'Olio, Riccardo Bergamini, un trionfo italiano. Un trionfo assolutamente sì, un incontro particolare, anche questo avversario diciamo che ha lavorato al limite della correttezza, ma alla fine il migliore ha vinto. Una grande gara, Francesco. Sì, Antonio è stato veramente bravissimo, soprattutto a non perdere la testa, a non perdere la lucidità, nonostante i 3 richiami, è andato sotto di tanto, gli hanno levato 2 punti. Poi è riuscito a recuperare, è stato veramente bravissimo, gli ultimi 30 secondi ha legittimato, veramente bravo, oro meritatissimo.
Oro meritato per Antonio Dell'Olio. E adesso Antonio va sotto la curva, si va a prendere l'abbraccio.